Ciao, bentrovati ad un nuovo appuntamento con la rubrica Pane e Rosmarino, pillole legate al cibo, ai territori e all'ambiente. Stavolta parliamo di questo nuovo anno. Il 2021 sarà l'anno delle vaccinazioni anti-Covid, per i cinesi l'anno del bufalo, ma anche l'anno in cui ricorderemo più fortemente Dante Alighieri. Sono passati 700 anni dalla sua scomparsa. Ed anche, su segnalazione dell'ONU, l'anno internazionale della frutta e verdura. Ma a guardar bene dovrebbe essere l'anno dell'attenzione all'ambiente, che passa necessariamente affinché vi sia un vero cambiamento di rotta dalle nostre piccole azioni quotidiane. Nessuno può sentirsi escluso, né può continuare a pensare che non incida quella cicca buttata in terra, la carta lanciata dal finestrino dell'auto, oppure quegli innumerevoli comportamenti incivili che rendono le nostre città sporche ed i nostri mari una discarica a cielo aperto. E non basta la differenziata, seppure è necessaria. Serve evitare quotidianamente e continuamente gli oggetti monouso. Basta le bottigliette di plastica, via con le borracce. Basta le mascherine monouso, laddove è possibile, e spazio a quelle lavabili. Basta la frutta e verdura in vaschetta, meglio se sfusa. Numerose ricerche sottolineano come il virus ha impattato sulla mentalità degli italiani. Seppure non a tutti sia chiaro come, è stato compreso che abbiamo una responsabilità ed una incidenza legata alla nostra cattiva gestione ambientale se queste pandemie si diffondono sempre più frequentemente. Stiamo cominciando a preferire in maniera più netta le aziende attente ai packaging riciclabili, i materiali alternativi alla plastica, i comportamenti etici, ma c'è ancora moltissimo da fare. Perché quotidianamente, anche quando scegliamo di comprare una nuova casa e di non ristrutturare gli innumerevoli immobili vuoti, stiamo continuando a cementificare. Ciò significa non solo rubare altro spazio alla natura, ma anche rubare sabbia ai nostri mari, ridurre le spiagge, incidere negativamente sul patrimonio naturale che ci è stato donato. Che il 2021 sia per tutti l'anno della riflessione, dei passi indietro e di quella decrescita felice, fatta ovviamente con intelligenza e con l'ausilio di una tecnologia amica di cui si parla da tempo. Vi aspetto la prossima settimana, sempre qui su Radio MPA. Nel frattempo continuate a leggerci su Rosmarino News e mandateci le vostre riflessioni all'indirizzo email redazione@rosmarinonews.it.